Ehi, ciao! Ciao, amico! Ragazzo, ti ho portato una mima! È una mima, sei sicuro, amico? Credo sia autentica, è di mia nonna. Però devo chiamare l'esperto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Pronto, Rick? Ciao, John. Senti, amico, c'è bisogno di te. Dobbiamo stabilire se siamo davanti a una mima autentica. Dammi 10 minuti, il tempo della strada. Sono subito da te. Ciao, ciao. Mi ha chiamato il mio amico John per vedere se veramente gli hanno portato una mima e se è una mima dell'Ottocento. Ora va. Ehi! Ehi Rick, ciao John! E stai? Tutto bene? Sì. Ciao! Sono Rick. Vamo. Fantastico, e questa è la bellezza, vero? Sì, e questo è il mio bambino. E il mio padre che si chiama Lottocento. E di suo nome. È fantastico, è veramente bellissimo. Rick, cosa vedete? Vedendo la bellezza, posso vedere che è autentica. A volte però comprano delle mibar che non sono autentiche e le attaccano per esempio, facendo capire che sono autentiche. Sì, allora. Quanto tempo passa lì? Devo andare a mangiare. Ma è ancora in palestra, vero? Sì, non si vede in palestra. Si vede, si vede. È una mima. È una Mibar 25M1 Stereo TV DV. È davvero uno splendore. Rick, controlla la scatola retrostante. Sì, la controllo. Non ci posso credere, è autentica. Rick, ne sei proprio certo? Sì, sì, è stata costruita... È una vera mima. Nel 1950, spesso, costruirono le televisioni americane. Era la sede principale in Europa. Pare che le mima fossero italiane, nonostante il nome potesse appartenere a una marca straniera. Vero Rick o mi sbaglio? No, no, è verissimo, vedo che te non intendi di queste cose. Non ho capito perché. Sono molto bravo, vero? Allora, Rick, vedo... quello che so, ho imparato tutto. Posso dire che questa è una mima ed è veramente autentica. Volevi venderla? Sì. Voleva vendere la mima. Quanto possiamo dare a Talon? Una mima vale un sacco di soldi. Venduta all'asta può valere anche 10.000 dollari. Però, quindi, questo è il prezzo. 10.000? 10.000 dollari. Rick è un vero intendito. Ha detto che per 10.000 te la posso comprare. Non di più, amico. Allora, io ti devo pagare il matrimonio di mia sorella con questi soldi. Quindi ne voglio 13.000. Voglio 13.000 dollari. Amico, Rick, è vero che vale 10. Non posso... Mettiti nei miei panni, amico. Io ho questi oggetti ancora che devo vendere. Come ti prendo questi 3.000 dollari in più che mi chiedi? E vale 10.000. Non posso di più. Mi dispiace, ma me la porto a casa. Me la vendo a mia nonna. Me la porto a casa. 10.000. Vattene, va. Me la porto a casa. Salutami tu. La gente a volte non mi capisce. Io volevo 13.000 dollari. Me ne offriva solo 1.000. 10.000. Oh, porca. 10.000. Avevo capito male. Ce l'ho fatta, l'ho venduto.